castellingannato.it. Viva Aria, la Madonna di Miracoli a tutti. In diretta da Mussomeli, la Santuario della Madonna di Miracoli, 8 settembre 2014, dove Santuario dei Miracoli, dove sono in corso i festeggiamenti in onore appunto della Santa Patrona. E io rinnovo gli auguri a tutti le Marie e tutti i Mari, auguri amici, auguri a tutti i visitatori che ci stanno seguendo. Buonasera da Carmela in Arcoleo che ci ha raggiunto, c'è anche la Carmi. Buonasera, buonasera a tutti, sono appena arrivata qui al santuario e già noto come c'è molta gente ad aspettare l'inizio della prima. È sempre in ritardo la nostra Carmi, ma poi su quello ci ritorneremo. E c'è anche il nostro mastino dell'informazione, con la tenacia di un mastino là sempre con la sua videocamera, sempre sulla notizia, anche quando siamo in diretta non riesco a bloccarla. Abbiamo Carmelo Babbo, un volto notissimo. Ok, gentili visitatori di Castello Incantato, siamo qui, lo staff formato dal direttore Alberto Barcellona, Carmelina Arcoleo, e poi Alberto Arcoleo e Cristian Carduccio, tutti qui, lo staff, per riprendere, per curare questa diretta web su Castello Incantato per tutti voi, gentili visitatori di Castello Incantato, ovunque sparsi nel mondo. 8 settembre 2014, ancora una volta Castello Incantato è accanto a voi per farvi seguire le varie fasi della processione, dell'uscita, dell'entrata della Madonna dei Miracoli. E noi siamo consapevoli che il vostro cuore è puntato, i riflettori sono puntati qui sul santuario della Madonna dei Miracoli, dove da poco è terminata la messa celebrata dal rettore Don Ignazio Carruba. Passo la linea al direttore Barcellona. Grazie signor Barba. E allora, ci saranno tante, tante novità, tanti approfondimenti, tanti commenti. Ci sarà anche, pensate un po', una persona che è stata, che asserisce di essere stata miracolata, non a caso questa è la nonna dei miracoli, dei prodigi. Ci saranno anche tante possibilità per voi di interagire con noi attraverso i numeri che abbiamo messo a disposizione, attraverso i canali più disparati. Potete inviarci sms su WhatsApp al numero 348 67 07 974. Potete inviarci un sms a questo numero e potete anche inviarci un tweet, oppure scriverci su castellincantato.it, sulla nostra pagina Facebook, che è appunto castellincantato.it. Allora Carmelino, io volevo fare una precisazione, noi lo ripetiamo da anni, ormai lo facciamo da anni, noi questo non lo facciamo per divertimento, non lo facciamo perché per fama o per altro, noi lo facciamo per le persone che non sono nelle possibilità di essere qui presenti, soprattutto per le persone che hanno un momento di che stanno attraversando o hanno attraversato un momento di sofferenza o per questioni proprio fisiche non possono essere qui presenti. E quindi la motivazione, se vogliamo, è abbastanza seria. Però è un giorno questo di festa e noi di Castello Incantato abbiamo deciso, dopo averci ragionato un po', e questo voi direte una notizia, voi di Castello Incantato sapete ragionare, sì amici, di tanto in tanto così sporadicamente ragioniamo, e che cosa abbiamo pensato, che format abbiamo pensato di dare questa sera? Ma certamente il nostro pensiero va a quelle persone che per ora non possono essere qui con noi, non possono essere presenti fisicamente, però nello stesso tempo anche tu mi dicevi che oggi è un giorno di festa, è un giorno di giubilo per tutti i mussomelesi, per questo durante questa diretta vogliamo anche, oltre a darvi delle notizie storiche, delle curiosità riguardanti la Madonna dei Miracoli, vogliamo offrirvi un attimo di gioia, di intrattenimento, di spensieratezza, e questo è il target che noi oggi abbiamo dato, vogliamo insomma dare alla nostra conduzione. Sì, benissimo Carmelina, ci sarà un
momento sicuramente, è un momento importante, un momento di grandissimo significato per la comunità mussomelese, però è chiaro che noi faremo 4 ore e più di diretta, quindi alterneremo momenti impegnati a momenti un po' più ricreativi, Carmelina. Carmelina, tu che sei l'esperta, la nostra esperta di etnoantropologia, ci vuoi sviscerare qualche significato nascosto? Attenti amici ai gesti, non posso fare nessun gesto perché dietro ogni gesto c'è un significato nascosto. E quindi la nostra Carmelina è di sempre pronta ad interpretare gesti che si ripetono dal 1540 e che tu hai seguito tutti. E quindi io mi chiedo, se tu li segui dal 1540, quanti anni hai? Fai un po' due conti, vedi un po' tu, almeno ci avrò più di 500 anni, ecco. Scherzi a parte. Quasi 5. Sì, direi proprio di sì. Scherzi a parte, siamo proprio di fronte qui al santuario, si sta concludendo quella che è l'ultima messa di oggi, quella delle 19, e le persone già sono in attesa dell'inizio della processione che sarà intorno alle 20, credo. Piccola nota al margine, clima ottimo direi anche questa sera come l'anno scorso, che è una eccezione per Mussomeli, solitamente caratterizzata dal vento di tramontana. Sì, infatti ogni anno ci si interroga sempre sul clima, ci sono 22 gradi, devo dire quest'estate 2014 ha fatto brutto, c'è stato maltempo ovunque, diciamocelo. Se volete il bel tempo, il sole, non avete alternative, dovete venire o venite in Sicilia oppure non vedrete sole. Questo lo dico non perché voglio fare prendere d'invidia tutte le persone che stanno al nord, però oggettivamente in Sicilia si è stato molto bene quest'estate, mentre sappiamo al nord che il maltempo è stato davvero senza sosta, ha fatto parecchi danni, purtroppo anche ha provocato delle tragedie. Dicevo che non vogliamo dire questo per farvi provare sentimenti di invidia, perché c'è chi sta peggio, poi cosa c'è di peggio di non avere il bel tempo, di avere il bel tempo e di essere al lavoro? No, c'è anche di peggio, ad esempio io non lavoravo, c'era il bel tempo ma ho avuto la febbre, ho tuttora la febbre per me. Quindi dovremmo aggiornare anche sulla mia temperatura corporea. Nina Reggia. Sì Alberto, speriamo che si possa sentire bene, si sta intonando la Ninna Reggia alla Madonna. Sì, ricordiamo che oggi 8 settembre ricorre la Natività della Vergine Maria. Perfetto, credo che abbiamo una testimonianza, io pregherei di fare anche il signore, prego signore. E allora, signor Barbalini. Avremo una testimonianza. La prego di avvicinarsi. Ho chiesto una grazia alla Madonna dei Miracoli, visto la fede che ero venuto giù l'anno scorso dopo 13 anni, che abito in provincia di Novara, e mi ha aiutato, e quindi ho dovuto mantenere la promessa e sono sceso per fare questo viaggio scalzo alla Madonna. Allora, possiamo ricominciare. Lei è il signor, presumo che sia mussomeliese, trapiantato a Novara. Allora, il signor? Guagliardo Mario. Signor Guagliardo, che grazie ha ricevuto? Io non so fino a che punto la mia curiosità giornalistica si può spostare. Cosa è successo? E si tratta di una malattia, quindi la Madonna mi ha aiutato in questo caso. E ho promesso, ho detto, Madonna, se mi aiuti, visto la fede appunto che c'era l'anno scorso a Mussomeli, vedere tutta sta gente così, ho detto, visto che c'è tanta fede, allora anch'io ho detto, provo a chiederla anch'io alla Madonna questa grazia, e mi ha aiutato. Perfetto, quindi farà ex voto, spiegheremo, poi ci sarà la nostra Carmi, spiegherà cos'è l'ex voto,
per i pochi che non lo sanno, per i pochissimi che non lo sanno, quest'anno ha fatto questa prosi. Si trattava di una malattia molto grave? È abbastanza, sì. Abbastanza grave, sì. Si tratta di... sono dei tumori, quindi... certo, con una malattia abbastanza grave. Vieni da Borgomanero. Borgomanero. I miei parenti qui più conosciuti sono Frangiamore. Mio zio era, si veniva soprannominato Fuculinto. Frangiamore, sì, attuali... Da parte di mia mamma, era fratello di mia madre. Diciamo che... purtroppo qui si conosce per soprannome le persone. Per nickname diremmo, per nomignoli, esatto, per soprannomi, c'è anche la piazzetta Frangiamore, abbiamo avuto un pittore Frangiamore, c'è tanto. E allora, c'era qualcuno che, noi siamo innanzitutto contentissimi che lei abbia ritrovato la sua salute, c'era qualcuno che voleva salutare? Ma con l'occasione voglio salutare tutti i miei parenti di Mussomeli e gli amici che ho ritrovato quest'anno venendo giù e quelli dell'anno scorso. E se qualcuno mi segue anche da casa, saluto anche loro. Perfetto, noi ringraziamo il signor Guagliardo e le auguriamo una buona permanenza. Grazie di nuovo. E allora, parlavamo di ex voto. Praticamente molto spesso la processione, il corteo processionale carmelina si fa ex voto do ut des, cioè nel senso che per grazia ricevuto. A differenza, in altri casi si fanno, cioè, i riti propiziatori, cioè per avere la benevolenza o per ottenere dalla divinità, stiamo parlando dal punto di vista etno-antropologico. Nella Madonna dei Miracoli invece c'è il dot ut des, cioè nel senso che il viaggio, la prossima messa viene fatta a grazia, a miracolo ricevuto, dico bene? Sì, esattamente Alberto, la cosiddetta promozione alla Madonna. Molti promettono il viaggio in sé per sé, poi invece altre persone donano dei monili d'oro alla Madonna, come tra l'altro antica tradizione che più avanti avremo modo di approfondire. Culturale mediterranea di Milano, che dalla chiesa di San Celso ci aveva, che in questo momento stanno partecipando alla Santa Messa, sono mussomelesi che si trovano in Lombardia, nella chiesa di San Celso, e che più tardi spereremo di avere in diretta. Per le vostre chiamate invece potete utilizzare il numero, prego la regia di mandarle in sovraimpressione ove possibile, 328-55-16500. Carmelino, devo dire un'altra cosa, il signor Babbo l'ho detto all'inizio, però dietro questo lavoro ci sono tante persone, con noi collaborano tante persone, c'è anche, non l'avevo nominato perché non per cattiva volontà, il signor Babbo è bravissimo, poi perché era nascosto, c'era Giuseppe Ferraro, che devo dire da più di un mese che lavora senza sosta per noi di Castello Incantato, per voi, per la buona riuscita. Quindi un grosso applauso va a tutto il mio staff, che io orgogliosamente torno a presentare, con me Carmelina Arcoleo, Carmelo Barba, Cristian Garducci in regia, Alberto Arcoleo, cameraman Giuseppe Ferraro abbiamo citato, e ancora un saluto va a Jim Tatano che ci sta seguendo, Enzo Barba ci ha coadiuvato con le foto, Salvatore Favata che ci aiuterà con le foto. E a tutti quanti si sono spesi e si continuano a spendere per questo evento, per questa festa eccelsa, Carmelina. Assolutamente sì, è la festa per antonomasia dei mussomelesi, un appuntamento irrinunciabile, direi. Mi diresti anche qualcos'altro? Perché io dovrei controllare un attimo i messaggi. Assolutamente sì Alberto, possiamo fare il punto della situazione. Innanzitutto i festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli sono iniziati più di una settimana fa, giorno 31 agosto alle 17, con il suono della campana d'inverno. Ecco, proprio parlando della campana d'inverno, molti mi hanno chiesto perché si parla di campana d'inverno, e qui ritorna quel famoso discorso che abbiamo fatto in precedenza della stretta relazione esistente tra quelle che sono le festività ed il ciclo agrario. Sì Alberto, dimmi, qualcuno vuole intervenire?
praticamente come puntualissima, come un orologio svizzero, è arrivata anche Melania Messina. Melania Messina è la nostra traduttrice ufficiale, perché sappiamo che ci seguite anche dall'Inghilterra, dall'America, da tutti i paesi del mondo. Un saluto particolare a Walking Stanfield Buffalo in Inghilterra. Melania, vogliamo fare questo saluto in inglese? Devo dire che la puntualità è il tuo forte, ma su questo forte delle donne in generale, su questo poi ci ritorneremo nuovamente. Ti ringrazio Alberto, ho cercato di essere puntuale più che potevo, anche nonostante la confusione come ogni anno, quindi voglio salutare tutti coloro che ci ascoltano di mussomelesi presenti fuori in Inghilterra, anche in spazi per il mondo. Quindi voglio dire I say goodbye to all mussomelesi that live in London, Buffalo and America. I hope you enjoy the live with Castello Incantato. Grazie a Melania. Io ti pregherei di sederti. E allora possiamo iniziare anche a leggere qualche messaggio. C'è il signor Pietro Granello che scrive: grazie a tutto lo staff di Castello Incantato che ci dà la possibilità di vedere la festa della Madonna di Miracoli, aggiungo io. Grazie da parte di Pietro Arzanello da Bedford. Sei arrivato tu e arrivano anche i messaggi dall'Inghilterra, giusto? Ok, ho evitato questa brutta figura perché poi allora, grazie a tutti Castello Incantato, ci avete fatto un bel regalo nel trasmettere in diretta i Vespri e il Mattutino. Sì, ieri sono stato al Mattutino e devo dire c'erano tantissimi giovani e tantissime persone. Abbiamo anche commentato con il rettore, con i responsabili del comitato, anche la persona di Gero Diliberto. Ieri c'erano più persone del solito e poi ci seguiranno le altre dirette. Ci scrivo: viva Maria che ci protegge, saluti e thank you again da Carlo Gera e Giuseppe Castiglione. Molto un tempo. Sì Alberto, vedo che tutti ci scrivono, è una cosa che fa molto piacere. E voi continuate a scriverci, non fermatevi. Non fermatevi, continuate. C'è mai?
nostra vita. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Posso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Viva! Viva Maria! Viva! Viva Maria! Viva! Viva Maria! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta.
www.castellincantato.it. In diretta nuovamente dal santuario, c'è stata una pausa, e c'è stato non un problema tecnico, diciamo, c'è stato un assembramento di persone, per cui per motivi di sicurezza ci siamo, siamo stati costretti purtroppo nel momento topico a sospendere. Ma ora siamo nuovamente in diretta, buona festa dei miracoli, 8 settembre 2014 in diretta dal santuario della Madonna dei Miracoli. Abbiamo parlato del mattutino, si fa sempre più tardi, cioè io volevo chiedere a voi che siete due regine della night life, giusto Melania? Un po', ci sono anche persone che sono più, lo sono più di noi, però sì, è vero, ieri sera c'è stata una grande affluenza di giovani soprattutto che hanno riempito la chiesa e che hanno partecipato ai riti famosi del mattutino, sì sì è vero. Quindi tu ogni sera fai night life? No, non posso per motivi di studio e altro, non potrei, altrimenti i miei genitori mi buttano fuori da casa. Perfetto, tu invece che notoriamente fai molto vita notturna, Carmelina Arturo. Sì, come no, Alberto. Quella del mattutino ormai è diventata una nuova tradizione, una tradizione riletta direi quasi per i giovani, perché per partecipare al mattutino spesso tirano fino a tardi e vanno poi direttamente a messa. Però ho capito una cosa, vogliamo dirci, nessuno di voi fa grande vita notturna, eh? Però è un dato di fatto, a Mussomeli si esce sempre più tardi. Si esce sempre più tardi, avremmo bisogno a questo punto, prego la regia che è pronta a prepararmi sempre tutto, avrei bisogno di un DJ, qualcuno ha un DJ da prestarmi? Un DJ? Castello Incantato, puoi trovarmi un DJ per favore? Dicevo che a Mussomeli si esce sempre più tardi. È chiaro che ormai è arcaico il fatto di vedete come è efficiente il mio team. Dicevo, ormai è arcaico dire entro cena a casa, quello non succede, succedeva forse 50 anni fa, però ora si fa, a Mussomeli si esce davvero tardi. E qua sta per arrivare proprio un protagonista della vita notturna. Ecco noi, DJ Leo, allora siediti anche qua, sì. Siediti qua in console, DJ Leo, dicevo che ieri c'è stato il mattutino, si fa sempre più tardi a Mussomeli, prima si usciva all'ora di cena, ci prendiamo una pizza, e poi c'era il dopo cena, l'after dinner, ora dopo il dopo cena, e arriveremo al punto che ci si vedrà dopo aver dormito, ci vediamo alle 7 di mattina, come funziona? Ma perché a Mussomeli abbiamo un fuso orario particolare, siamo avanti, come funziona? Perché si esce così tardi? Ma guarda, questo non me lo riesco a spiegare neanche io perché si esce tardi, so soltanto che comunque da diversi anni a questa parte ormai si è consolidata questa festa del mattutino per la Madonna dei Miracoli, quindi è una consuetudine ormai avere questa festa che appunto precede la messa delle 5, no? E noi come DJ siamo ben lieti comunque. Una volta mi ricordo che era cominciata con delle feste private, quindi in campagne sparse per Mussomeli, adesso si è proprio ufficializzata in Piazza Umberto, quindi è un modo un po' per noi giovani di aspettare, diciamo, con allegria questa festa, questa messa, no? Che precede poi tutti i festeggiamenti della settimana dedicata alla Madonna dei Miracoli. Possiamo anche dirlo che le notti mussomelesi si potranno a lungo, ormai se tu dici ci vediamo, sì, vediamoci presto, vediamoci alle 11:30. Non è facile vedersi alle 11:30. È ancora presto. Sì, è presto, è un po' come una piccola Ibiza Mussomeli è diventata, quindi comunque sarà forse le abitudini, sarà magari ormai
che insomma gli orari sono cambiati per i giovani. Io ricordo quando ero più piccolo, insomma, uscivo alle 9 e a mezzanotte dovevo essere a casa. Ora magari sono cambiate molte abitudini, mi rendo conto, dobbiamo tenerci al passo con i tempi, anche se a volte purtroppo dobbiamo fare le spese con chi magari la mattina si alza e deve andare a lavorare, quindi non possiamo protrarci più di tanto in quelle che possono essere le feste, insomma, esterne, no? All'esterno. Senti, voi che avete combinato in Piazza Umberto, avete fatto un bel movimento, avete attirato tanti giovani, divertimento. Io ho anche parlato con alcuni esponenti delle forze dell'ordine, mi hanno detto tutto ok, quindi divertimento sano. Lanciamo un messaggio a, non vogliamo fare la solita diteria sia al ballo niente sballo, però tu che sei credibile, personaggio autorevole, credibile tra i giovani, lanciamo anche per la Madonna di Miracolo un messaggio di vita sana. Guarda, fortunatamente quest'anno queste quattro giornate sono andate benissimo, quindi sono state quattro giorni di musica, di festa, di svago. Ci voleva per questo paese, per dei giovani che, devo dire, dobbiamo essere sinceri, non hanno avuto tanto durante questo periodo estivo, perché la programmazione è stata piuttosto scarna. Però questi quattro giorni sono stati divertenti, sono stati appunto di svago, di serenità, non abbiamo avuto problemi e ieri si è conclusa nel migliore dei modi, con una serata da discoteca che è finita proprio alle 5 meno un quarto, proprio un attimo prima che cominciasse la messa. Ora non voglio star qui a dire se è giusto, se non è giusto, se è una cosa che, come dire, attiene al mondo religioso, no. Voglio semplicemente dire che è un modo per divertirsi, per i giovani e per stare comunque in compagnia, perché Mussomeli fondamentalmente vive quei 2-3 mesi l'anno. Se non dovessimo fare neanche questo, dico, sarebbe un paese morto, no? In realtà, poi volevo dire che non è stato solo divertimento, perché è vero che i ragazzi si sono divertiti, però anche spiritualità, perché molti dei ragazzi sono venuti a ballare, poi erano tantissimi in chiesa, ieri proprio c'è stata una presenza massiccia. Sì, ed è proprio questo, perché è un modo come un altro per aspettare poi la messa, in fondo, quindi. Senti, voi DJ sapete parlare nel modo tipico, chiamo un baby e qui, mi fai un saluto tipico, come lo farebbe un saluto tipico a tutti i mulossi del mondo? Mi fai un saluto da DJ? Guarda, io sono DJ e non speaker, quello è un lavoro che tranquillamente faccio fare ad altri. Però io di tanto in tanto ti ho visto... Tutti i giovani, no, sì, parlo, durante le mie feste parlo spesso, sì, però voglio... Forse un appello vorrei fare ai giovani, che è quello comunque di non perdere mai di vista le proprie tradizioni. Sì, è bello ballare, è bello vederci in piazza tutti insieme per festeggiare, con anche a volte se vogliamo con la musica alta e con un po' d'alcol, non possiamo negarcelo questo, però mai perdere di vista queste tradizioni, che sono secondo me la cosa più bella che ci rimane. Perfetto, tu hai ci stanno seguendo anche dai mussomelesi spassi del mondo, hai qualche saluto da fare? Ma guarda, io ho parenti sparsi ovunque, ho parenti sparsi a Milano, Roma, in America, quindi ne volevo approfittare per salutare tutti loro e tutti coloro che sono lontani. Capisco, diciamo, com'è difficile in un momento come questo esserlo. Perché spesso, sai, essere qui presenti, vedere, diciamo, questa festa da vicino è sempre un'altra cosa. Vedo molti immigrati che vengono qui ogni anno e piangono davanti questa statua, e questo è commovente, quindi credo pure che coloro che non possono farlo per motivi di lavoro o di salute o anche economicamente non possono venire, insomma, il mio saluto principalmente va a loro. Perfetto, allora, ma vuoi fare questo saluto in stile proprio speaker radiofonico, in stile vuoi sottofondo musicale? No? Però non c'è bisogno, metteremo. E allora fammi un saluto proprio, ragazzi, da DJ, dai. Facciamo, non lo so, come. Sei tu l'esperto? Alla console.
Alla console qui c'è Alberto Barcellona con tutte queste bellissime ragazze, quindi un saluto a tutti voi e agli amici di Castello Incantato. Grazie a DJ Lega, amatissimo da tutti, grazie per l'ospitata. Carmelina, abbiamo visto purtroppo per un problema tecnico non abbiamo potuto trasmettere il momento dell'uscita della Madonna, e allora proviamo a descriverlo sinteticamente. Provo, per coloro che purtroppo non hanno potuto vedere in diretta l'uscita della Madonna, a spiegare un po' quello che è accaduto. Ecco, prima dell'uscita della Madonna sono sfilati in processione, penso un po' la confraternita dei pastori. Mi chiederai come mai sfila la confraternita dei pastori. Questo avviene perché oggi... Io non volevo chiedertelo, comunque. Vai. Fai finta che me lo hai chiesto. Allora, perché oggi ricorre la Natività della Vergine Maria, e mi spiegavano che come quando è nato Gesù c'erano i pastori, in seguito al fatto che oggi è nata la Vergine Maria, la statuetta della Madonna Bambina è stata preceduta dalla, appunto, confraternita di San Pasquale di Belon, protettore dei pastori. Dopodiché è sfilata in processione la confraternita di San Vincenzo Ferreri. La confraternita di San Vincenzo Ferreri possiamo dire che è strettamente legata al santuario, dal momento che ricordiamo lo stretto legame tra il santuario della Madonna dei Miracoli e i Domenicani. Scusate, c'è un problema tecnico? Posso continuare? Dopodiché sfila in processione la confraternita di Maria Santissima dei Miracoli. Lo stendardo anticipa dapprima il corteo dei confrati che indossano la vetturina, dopodiché sfila quella che si chiama corte, con le cappe di origine spagnola precedute dalla bandiera. Quindi abbiamo questa divisione all'interno della confraternita di Maria Santissima dei Miracoli, che è anche detta confraternita della sciabica. Sciabica perché era una rete con cui si pescavano tutti i tipi di pesce. Questo che cosa significa? Che la confraternita di Maria Santissima dei Miracoli è aperta a tutti, a differenza della congregazione di San Vincenzo Ferreri detta degli edili, tant'è che raccoglie muratori, ingegneri, architetti e comunque chi ha sempre, insomma, a che fare con l'ambito dell'architettura e dell'edilizia. Perfetto, sei stata sintetica, 40 minuti. Allora, a questo punto, visto che tu ti sei fatto una domanda, ti sei dato una risposta, e anche tu una domanda marzogliana, sta per arrivare un'attrice, però anche tu fatti la tua domanda e datti una risposta sulla Madonna di Miracolo, ovviamente attenendo la festa. Una domanda, ok, spero appunto che anche quest'anno il rientro della Madonna giorno 8 e nella settimana prossima sia gremito di gente come tutti gli altri anni. Faccio di nuovo un saluto, perché non so se prima sono stati dei problemi per tutti i mussomelesi presenti nel mondo, e say goodbye to all mussomelesi that live in London, Buffalo, America and all over the world. Perfetto, ringraziamo. È anche arrivata, sta per arrivare anche un'attrice. Nel frattempo voi potete vedere anche la processione che è giunta in via Palermo di fronte al 500° convento di San Francesco. Potete vedere anche le luminarie. Sta per arrivare anche un'attrice. Dov'è questa attrice? L'attrice, prego, l'attrice non vuole più arrivare. Forse non siamo riusciti a trovare un accordo con l'attrice. Alla fine ce l'abbiamo fatto. Siamo con Adriana Tuzzella. Adriana, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Castello Incantato. Che bello quest'anno la diretta, come sempre, puntuali. È una cosa bellissima, così chi non è con noi, chi non si può trovare qui l'8 settembre, ha modo di vivere con noi questa bellissima esperienza che ogni anno si ripete. Tantissimi emigrati che sono qui come ogni anno, però per chi non c'è, che non è possibile da venire, questa cosa della diretta è molto bella. Tu cosa stai facendo per ora come attrice? Sì,
adesso sto lavorando a un progetto, un film con un regista, un giovane regista, la sua opera prima, che è Andrea Sarto, e stiamo facendo le riprese per un film, e quindi sono al lavoro. Più forte, sì. E quindi sto lavorando a questo progetto, quindi anch'io tra le varie cose, comunque l'8 settembre bisogna essere a Mussomeli. E ho appena terminato di fare un'esperienza molto bella col maestro Agostino De Angelis, che è la Divina Commedia, è un lavoro teatrale, e quindi c'è stata anche una rappresentazione qui a Mussomeli, che all'interno del bellissimo scenario che è il castello. Se vogliamo fare un commento, a pensare anche voi con Mussomeli, la bravura del maestro De Angelis, e quindi varie cose, poi in fase di definizione altri progetti futuri, però adesso preferisco non parlarne, quando sarà il momento ve ne parlerò. Perfetto, allora come saluta, lanciamo un saluto Mariano, visto che oggi è la festa della Madonna dei Miracoli, la festa della patrona della nostra città che è Mussomeli, quindi mi lancio un saluto con l'addizione, perché tu hai lavorato in teatro con l'addizione, come sa fare un'attrice? Un saluto in teatro, cosa vuoi? Un saluto con l'addizione teatrale, l'addizione da doppiatrice. Prima avevo chiesto al DJ di fare un saluto con DJ Style, ora voglio a mo' di doppiatrice. Sì, qui con me, Stiamo facendo un commento. No, sto scherzando ovviamente, dai. Guarda, sarebbe più divertente se mi facessi parlare in diretta. Dammi l'audio che facciamo un commento siciliano, così almeno. Perché facciamolo in dialetto siciliano, che sai, lavorando anche come dici tu, studiando all'inizio, ma si tende un po' a perdere alcuni suoni. Dai, dimmi tu che io ti ripeto qualcosa. No, mando un messaggio in siciliano a tutti i mussomelesi nel mondo. Vabbè, dai, lasciamo i discorsi del dialetto e lingue. Saluto e faccio tanti auguri a tutte le Marie che ci stanno ascoltando, e invito, per chi vorrà l'anno prossimo o nella ricorrenza del 15, perché tutto ciò si ripete, a venirci a trovare a Mussomeli. Paese bellissimo, tu hai viaggiato molto, però noi siamo di Mussomeli, è un centro storico bellissimo, ci sono tante cose da vedere, si mangia bene, si sta bene, bella gentili gente, gente brava, creativa, Castello, ospitale di cuore. Intanto siamo in diretta web qui dalla via Palermo, di mangiare perché mi vergogno. E poi vabbè, bellissime chiese, l'ospitalità che non manca mai, e persone veramente di buona volontà, grandi artisti, però insomma, che dire, non possiamo parlare bene di Mussomeli, noi che siamo di Mussomeli, veniteci a trovare. Lo costaterete di persone. Ci chiedono la linea, amico, dalla regia, ok, noi diamo la regia alla postazione mobile. Ecco che è all'incrocio della via Palermo. La Madonna ancora deve arrivare, ma prima ancora tutto questo, tutte queste persone che vedete, è popolo di Dio che snoda in processione per una grazia ricevuta, per una grazia da ricevere. E intanto diciamo subito che ad accompagnare al seguito della processione ci sono, ecco, c'è la congregazione di San Pasquale, la congregazione di San Vincenzo Ferreri, e poi c'è evidentemente la confraternita della Madonna dei Miracoli. Oggi la Natività della Beata Vergine Maria, e prima del simulacro della Madonna dei Miracoli, poi vedrete, ecco, la bambina. Oggi 8 settembre 2014 è la festività liturgica della Natività della Beata Vergine. Che dirvi, gentili visitatori di Castello Incantato, quella dell'8 settembre a Mussomeli è una giornata sentita, è un giorno dove si ferma tutto, è il pensiero di chi sta lontano, è proteso verso la città natale, il paese natio, dove il santuario della Madonna dei Miracoli è meta di pellegrinaggi. Tanti sono
rientrati per l'occasione e tanti si sono inginocchiati ai piedi della Madonna dei Miracoli. E mentre gentili visitatori di Castello Incantato continua a snodare la processione, noi diremo di passare la linea allo studio e la chiederemo quando, ecco, la bambina arriverà qui in via Palermo e la porremo alla vostra attenzione. A voi studio. www.castellincantato.it. Allora, c'era qualcuno che giustamente ci diceva, come per esempio... Allora, sono arrivato un bel po' di messaggi, ora li leggiamo, proviamo a leggere piano piano. C'era... Allora, qualcuno che diceva volevamo vedere l'uscita della Madonna, l'abbiamo spiegato, c'è stato un problema di sovraccarico di rete, c'è stato un problema tecnico, un problema di sicurezza, e allora per un fatto di sicurezza, proprio perché si sono accalcate delle persone dove non dovevano stare, abbiamo preferito rischiare appunto di compromettere la sicurezza e provare a mandare magari qualcuno, si poteva fare male, scusateci, forse abbiamo fatto la scelta sbagliata, però scusate se abbiamo preferito l'incolumità delle persone. Noi vi chiediamo scusa, abbiamo sbagliato noi, però dovevamo scegliere, certe volte le scelte sono un po' complesse. Poi c'è Giuseppe Palong che dice in attesa da 30 anni, sono passati circa 30 anni ma ricordo indelebile nella mia mente. Era un giovane migrante che tornava al paese in natio, e poi dice un messaggio lunghissimo, però vorrei che lo leggessimo. Vuoi leggerlo, Carmelina? Dice che è migrante che dobbiamo tornava leggerlo. Al paese in natio, sì. Sono passati circa 30 anni, ma ricordo indelebile nella mia mente. Sì, un attimo di pazienza. Era un giovane emigrante che tornava al paese natio, Mussomeli, verso fine agosto. Mi incuriosiva il rullo dei tamburi per le strade, che mi riportava alle forti emozioni suscitate nel mio cuore da ragazzino. Fu così che un giorno mi imbattei in un gruppo di uomini, i quali mi circondarono nel piccolo vicolo cieco dove abitavano i miei genitori. 1000 lire per la Madonna, chiedevano per raccogliere fondi per la festa patronale, determinate a non lasciarmi passare senza aver prima dato la mia offerta. Fra loro c'era anche il famoso Cola, che suonava la tromba col viso tutto gonfio, che sembrava dovesse scoppiare da un momento all'altro. Aprì lentamente il portafoglio ed estrassi una banconota da 100.000 lire, porgendo a uno di loro che sgranò gli occhi, incredulo alla vista di quel bigliettone. «Non 1000, ma ve ne do 100.000», affermai cordialmente. «Se potete rispondermi a una domanda». «Se posso», rispose l'altro. «Cosa può darmi la Madonna che Gesù non mi ha già dato?» Un po' confusi e storditi dall'insolita domanda, tutti indietreggiarono e si allontanarono alzando le spalle. «So che vi è difficile rispondere, ma andate a chiedere...» Alberto ha girato... Dov'è? Indicami dov'è, al prete, li salutai e tornate pure a prendere le 100.000 lire, sapete dove abito, sono passati 30 anni e aspetto ancora, c'è qualche mussomelese che può rispondermi? Vabbè, questo era un po', poi io mi chiamo Giuseppe Capolonga, eccetera, crescendo in un collegio gesuiti, ok. Allora, io posso rispondere in modo diverso. Allora, guardi, il signor Capom, il discorso della fede, ora al di là, io sono credente, però non ho nulla con chi, sono stato anche critico alcune volte sulle posizioni clericali, amen. Però il discorso di essere credente, di dare una gerarchia... Perché Rita Mariano è più importante? Io risponderei un attimo con delle parole del P3 che dice che appunto, vediamo se riesco un attimo a trovarlo, ma me lo stanno ricercando. Diciamo, qua non è il problema di una gerarchia, cosa può dare, cosa non può dare.
Secondo me la fede è un dono, questa è una mia opinione, non è un devolo, eccetera. Però dice, cosa dice? Il Petre dice che la Madonna supera tutti e perfino lo stesso Dio. Il cuore più forte della ragione guarda alla madre di Dio che chiama bella madre, non sa di distinzioni teologiche, e col cuore il credente popolano confonde la iperdolia, vabbè, con la tria. Cioè questo significa poco importa se il credente, la signora novantenne che crede, non conosca tutte queste differenze, queste speculazioni teologiche, queste gerarchie, Gesù Cristo, Trinità, eccetera. La fede ho detto che è un dono, cioè si può provare a trovare, a cercare con la ragione, ma chi trova il cuore, io l'ho sempre detto, poi per carità accettiamo la sua posizione critica. Torno a ripetere, poi c'è Enza Mandio Scalzo, un saluto alla reazione in Castello Incantato, e noi ringraziamo Enza Mandio Scalzo, ringraziando per la possibilità che ci dà di assistere alla festa della Madonna da lontano. Enza e Sergio da Forbach, Francia. Poi a tu? La France. L'ultima festa della Madonna dei Miracoli, scrive Vincenzo Romango, risale al 1964. Mi piacerebbe tanto rivederlo, ovviamente l'ultima festa presumo alla quale abbia assistito il signor Lomando, tanto a rivederlo, purtroppo con il lavoro e adesso con i figli e i nipoti non è mai stato possibile partecipare, ma non perdo la speranza di poter finalmente magari l'anno prossimo soddisfare questo mio desiderio. Grazie al signor Lomando e noi lo aspettiamo il prossimo anno. Altri messaggi poi continuano ad arrivare dove? Qualcuno ci scrive, riuscite a ripristinare un collegamento alla processione? Si è bloccato tutto? Sì, ci siamo riusciti, abbiamo anche spiegato perché, poi c'era anche qualche altro messaggio, ora lo vado a riprendere. Voi potete nel frattempo scrivere i vostri messaggi su castellincantato.it, Facebook castellincantato.it. Scrivete castellincantato.it, potete inviare i vostri messaggi al numero di WhatsApp che farà breve vi diremo. Volevo anche leggere un altro messaggio che mi aveva scritto Valentina, buona festa a tutti, buona festa a te, sono un po' irritato perché, irritata, io ho morbito il termine, perché di puntato, che spero ora mi stia vedendo, mi ha cancellato dagli amici di Facebook, e vabbè, succede, dico, voglio dire... È successo la scorsa settimana, se può essere utile, mi ha cancellato una persona perché io non l'avrei visto, non l'ho visto veramente per non averlo salutato, e in più mi ha scritto, ho trovato proprio l'internauta che prima di avermi cancellato agli amici, se mi stai ascoltando non ti ho visto perché asserisce che non l'ho salutato, comunque sarà stata la mia svista, ho trovato quello meticoloso che mi ha scritto pure un papello per spiegarmi il perché. Però succede anche quello, cara Valentina, in ogni caso hai perso un amico su Facebook, ne puoi trovare un altro con castellincantato.it, metti mi piace e avrai noi come nuovi amici. E poi diciamocelo tutti, sui social network abbiamo tanti amici, però è una cosa, scopro l'acqua calda. E poi Mari, siamo amici su Facebook, non ci salutiamo di persona, non sappiamo nemmeno con chi abbiamo a che fare. Poi vogliamo parlare di quelli che invece dicono, perché fa molto molto comodo dire per ora non ho Facebook, però poi utilizzano gli account Facebook delle fidanzate, dei fidanzati, dei genitori, delle mamme, dei figli, e dicono no, non ho Facebook, però sono informati su tutto. Qua per esempio voi due non avete Facebook, però siete sempre informati su Facebook, qualcosa non mi quadra. Poi trovi quello che invece ti dice per carità, no, sì, io ho Facebook ma lo uso pochissimo, sì, lo usi pochissimo, hai 4 milioni di amici, posti ogni giorno, lo usi pochissimo. E viene poi c'è l'altro, quello che ti dice no, io lo uso per lavoro, ma chi sei il proprietario di Facebook? Lavoro per cosa? Sono pochissimi a utilizzarlo, vabbè, abbiamo dato questa carrellata. Ora possiamo anche ripetere i numeri di WhatsApp, Carmelina?
Assolutamente sì, contattateci su WhatsApp al 348-6707-974. Lo stesso numero di telefono può essere utilizzato per inviarci gli sms. Ovviamente potete sempre contattarci, giusto per ricordare, su Facebook castelloincantato.it, che ricordo che non è l'indirizzo del nostro giornale, del nostro sito, ma è proprio l'intestazione della nostra pagina Facebook. Scriveteci numerosi, vi aspettiamo. Noi speriamo di ripetere il successo dell'anno scorso. Ancora oggi molte persone mi contattano e mi ringraziano. Affidate a noi i vostri pensieri, le vostre impressioni, anche, perché no, una preghiera alla Madonna dei Miracoli. Sì, ovviamente, dice bene, la preghiera va affidata alla Madonna dei Miracoli, non siamo così megalomani, non facciamo i miracoli, anzi facciamo parecchie cose che sono tutt'altro che miracolose. Però io ringrazio ancora una volta la Banca San Giuseppe di Mussomeli, grazie alla quale si sta avendo questa diretta. Nel frattempo voi potete vedere il corteo che è giunto in via Palermo, vedete anche le luminarie. Stavo dicendo, ringrazio la Banca San Giuseppe di Mussomeli. Noi abbiamo messo le risorse umane, però la banca, che è sempre sensibilissima a quelle che sono le tematiche sociali, eccetera, ai problemi della comunità, è assai generosa. Pensate, dagli inizi degli anni, ora non ricordo esattamente l'anno, 1900. Vabbè, primi del Novecento, dai. E in particolare volevo rivolgere un caloroso saluto al presidente Michele Mingoia, che so che ci sta guardando. Presidente, un saluto a lei e a tutto lo staff della Banca San Giuseppe, che sta permettendo quest'anno a Castello Incantato di trasmettere e di far assistere a tutti voi che siete in giro per il mondo questo corteo processionale. A Mussomeli c'è noi siamo di fronte al magnifico santuario della Madonna dei Miracoli, però ci sono anche tante altre belle cose da vedere e ci sono anche tante altre cose da dire su questa processione. Su questa processione qualcosa me la dirà Carmelina, sulle cose da vedere, poi in questa volta non nella veste del interprete ma di cuore di Sicilia, ci sarà Melania. Voi continuate a mandarci messaggi, amici. Potete anche chiamare al numero 328-5516500, manderemo le vostre chiamate in diretta. 328-5516500. Perfetto, allora Carmelina, diciamo qualcos'altro su questa festa. Poco fa mi è bacchettato, spero di essere più breve. Possiamo dire dalle immagini che ci giungono qui dalla regia che la processione è in via Palermo. Il segno della processione è evidente, è indubbiamente che il momento più importante di tutta quanta la celebrazione relativa alla Madonna dei Miracoli. Qualche tempo fa, adesso lo si vede un po' di meno, questa processione veniva fatta a piedi scalzi sempre per promissione. Adesso si vedono un po' meno le persone a piedi nudi. Credo ci sia un ritorno di voce. Sì, continua a parlare comunque. Sì, ecco, scusateci, ogni tanto il bello della diretta c'è anche questo. Dicevo, vedono meno persone con i piedi nudi. In ambito antropologico ti posso dire che quello della nudità è un tratto che viene accettato solamente nell'ambito cerimoniale. Ovviamente è una quasi un'eccezione, ecco, quella che si può fare durante la festività. Un'altra caratteristica che ti posso dire, sempre riguardante una di quelle tradizioni che è un po' scomparsa, è quella dei ceri. I ceri votivi ai quali venivano attaccate delle banconote. Adesso questi ceri sono scomparsi per dei motivi di sicurezza, dal momento che più di qualche persona è scivolata su questa cera, così anche per assicurare che gli stessi portatori della Madonna non incappassero in qualche rovinosa caduta.
Perfetto, e allora Cristian, prego Cristian di far vedere anche Mari qualche immagine del castello di Mussomeli. Melania, tu oltre ad essere la tarottrice di Castello Incantato sei anche insieme a Jim Tatane e altre persone che ora ricorderemo, ce le direi tu, una dei soci dell'associazione, dei membri dell'associazione Cuore di Sicilia. Cosa state facendo per il castello? Allora sì Alberto, abbiamo creato questa associazione appunto chiamata Cuore di Sicilia perché oltre a includere il castello di Mussomeli include pure i paesi limitrofi, quindi il cuore proprio della Sicilia perché siamo nella parte centrale della Sicilia. Ovviamente l'associazione mira a valorizzare il nostro territorio dal punto di vista economico, culturale, enogastronomico, quindi faremo delle manifestazioni, delle sagre proprio per valorizzare il castello e tutti i monumenti presenti a Mussomeli, quindi le chiese di straordinaria bellezza e come ho detto prima tutto ciò che circonda Mussomeli e i paesi limitrofi, quindi Villalba, Vallelunga, Castel Termini, Sutera, i paesi appunto limitrofi. Oltre a me, quindi fanno parte dell'associazione, abbiamo detto Jim Tatano, quindi conosciutissima penna di Castello Incantato, poi Laura Genco e io, quindi poi vedremo anche altri collaboratori che si potranno diciamo unire alla nostra associazione. E quindi sì, diciamo che ha il compito di valorizzare il nostro territorio perché come sappiamo il nostro castello è uno dei castelli più belli d'Europa e merita di essere maggiormente valorizzato su tutti i punti di vista con sagre, mostre, tutto quello che appunto lo possa valorizzare al meglio. E allora venite a Mussomeli amici, c'è tanto tanto da vedere, continua ad arrivare messaggi www.castellincantato.it e ci scrivono tantissimi saluti da Peppucci in Salo che da Borgaro Torinese con la propria famiglia grazie alla vostra diretta web ci fate sentire sempre più vicini a tutti voi e vicini alla nostra patrona di Mussomeli. Viva Maria, ciao a tutti e noi ricambiamo i saluti. Oggi era festa della Natività e Maria Nascente. Milano, il Duomo di Milano, molti, dove peraltro molti lo sapranno, è dedicata a Maria Nascente. Quindi anche un augurio e un saluto a tutte le persone a proposito della Natività, una festa assai importante, la Natività della Vergine Maria. Facciamola anche a chi è diventata mamma o chi starà per diventare mamma e papà, ovviamente a chi avranno un figlio, a chi avrà questo miracolo chiamato vita, perché ogni vita che nasce è veramente qualcosa di sorprendente. C'è Luigi Cattaneo che ci scrive, ciao da Villafranca, Piemonte, ciao Luigi, tanti saluti al Piemonte. Salvo Salvo dice ciao mamma, anche tu, anche se tu sei lì io col cuore sono con te, ciao madonnina mia, grazie di cuore Castello Incantato, siete davvero unici, ciao Salvo, grazie. Giussi Favarò, tanti saluti da Venezia, noi salutiamo anche il Veneto, un grazie a Castello Incantato, ci fate sentire a Mussomeli, saluti da Leeds, grazie e letto Tuccio. Ricambiamo in inglese? Sì. Allora, thanks for your messages and please send message to Castello Incantato. E non poteva mancare anche Albenga, dove Giuseppa Crisolito, tanti saluti da Albenga e noi salutiamo tutti gli amici che sono in Liguria. Paolo Castigliotti, saluti da Anzio, Roma. Anche nel Lazio ci sono parecchi mussomelesi, poi come saluti da Moncalieri di Alpi e Monte, Vincenzo Genco e ancora Silvia Antonina Ina di Vita, bravi Silvia Antonina, Giuseppe saluti da Londra Feltham, ok penso che sia Feltham, sì perfetto, e vediamo se su, allora io vi ricordo che poi voi potete sempre scrivere castellincantato.it su Facebook dove ci cerca, mettete mi piace e potete inviarci un messaggio. Forse c'era Carmelina che dice Carmelina avverte la vostra mancanza, quest'anno c'è qualche chiamata in meno, probabilmente c'è stato un aumento del caro vita, anche le telefonate posso io di più Carmelina, comunque noi
Comunque c'è WhatsApp e quindi potete anche mandare i messaggi. Se poi volete fare felice Carmelina, ve lo chiederei a titolo di cortesia personale, se no questa sera non sarà contenta Carmelina. Cosa posso fare gli amici per poter chiamare in diretta? Devono chiamare al 328-5516-500. Non so se Melania lo vuole dire in inglese, io non mi azzardo. Qualche nostro amico dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti. L'anno scorso avete chiamato da ogni luogo, mi ricordo. Non riuscivamo nemmeno a rispondere a tutti. Fatevi avanti, siate coraggiosi e partecipate assieme a noi alla nostra diretta. Per favore, fatela contenta, chiamate anche a carico del destinatario, ma chiamate se il problema è quello. Sì, potete chiamarci, quindi call us on the number 328-5516-500. Very professional, anche la nostra etnoantropologa. È molto... No, anche la nostra, ti parlavo per te, perché mi preoccupavo se mai non dovessero chiamare. C'è il signor Cirlingione che ci scrive: vi auguro la bella festa della Madonna dei Miracoli, mille grazie per la diretta, io la sto vedendo alla Francia, Calogero, Cirlingione, ancora grazie, perfetto. Poi c'è qualcuno come Maria Secici, io non riesco a vedere il video, sì abbiamo avuto un problema, però ora abbiamo ripreso. Giuseppe Battaglia non si carica, idem è la stessa cosa. Poi Franca Bonfante, noi ti ringraziamo, con lei lo dice come direbbero i latini, apertis verbis. Ok, diamo la linea alla postazione mobile. E da un momento all'altro, dovrebbe arrivare qui nella nostra postazione, la piccola statua della bambina. E devo dire che proprio stanotte, alla mezzanotte, il santuario, ecco, con la veglia di preghiera, è stata meta di pellegrinaggio. Tante persone hanno partecipato alla funzione religiosa, alla veglia di preghiera. E intanto vedete, gentili visitatori di Castello Incantato, il labaro della congregazione di San Pasquale, e come potete vedere c'è un ex voto, la pecora, ecco, vestita qui, è una promessa per grazia ricevuta, portata, ecco, in processione. Paese di Pastorizia, questo di Mussomeli, e qui i pastori sono tanti, anche la pecora, ecco, in processione come promessa fatta alla Madonna dei Miracoli. E la congregazione di San Pasquale snoda davanti a noi, davanti alla postazione mobile di Castello Incantato, ecco, nel ricevere appunto le immagini che in questo momento viene trasmesso in internet ed è visto in tutto il mondo. È la congregazione di San Pasquale, mentre ora precede la congregazione di San Vincenzo Ferreri con i suoi congregati, mentre in sottofondo sentite la banda musicale che è al seguito della bambina sorretta dai ragazzi in questa via Palermo nel giorno dell'8 settembre, giorno tanto caro ai mussomolesi. E un saluto va a tutti i mussomolesi sparsi nel mondo, ovunque si trovino, ecco, questo 8 settembre del 2014, tanti bambini, numerosi bambini al grido di Viva Maria in questa via Palermo, quando la banda musicale fa festa in questo 8 settembre in piena via Palermo.
Gentili visitatori di Castello Incantato, noi ci concediamo da voi per l'altra postazione nella Piazza Roma. A presto! Mentre quando intervistiamo, poi succede anche quando intervistiamo le donne, dobbiamo concordare molto prima, perché devo andare prima dal parrucchiere, poi mi dicono no, ma devo andare anche dall'estetista, mi devo fare le unghie delle mani. Dico sì, ma noi ti riprendiamo solo in faccia. No, ma me lo dobbiamo fare. Poi che succede? C'è sempre l'imprevisto. Quando non possiamo fare l'intervista, mi chiamo spesso, che è successo? Mi ha morso una zanzara. Ah, caspita. E va bene, l'altra metà del cielo, le donne come... che sono anche un riferimento. Stavo dicendo, sì, sono un riferimento, infatti, peraltro oggi festa della Natività, io voglio salutare la mia famiglia, ciao mamma che mi stai seguendo, e poi spero che tu mi stia seguendo. E poi c'era qua, c'era Franca Bonvante, Apertis Letteris, cioè a chiare lettere diceva: adesso che non serve funziona, noi volevamo vedere l'uscita e non sentire parlare le persone. Allora io ho spiegato che per un motivo anche di sicurezza, abbiamo un motivo tecnico, non abbiamo potuto, nostro malgrado, però li manderemo in onda, abbiamo anche registrato tutto, non abbiamo nostro malgrado potuto registrare l'uscita della Madonna dei Miracoli. Stanno arrivando dei messaggi, Carmelina, su Facebook. Su Facebook dove? Su WhatsApp. Su WhatsApp, siamo su WhatsApp, andiamo un attimo indietro. Allora. Ecco, ripigliamo la linea qui dall'incrocio della via Palermo. E voi sentite il canto regina pietosissima, e voi vedete, ecco, la dirigenza della confraternita della Madonna dei Miracoli. E come vedete una marea di gente qui in questa via Palermo, ecco, e sentiremo il grido del Viva Maria, dei suoi figli presenti qui a Mussomeli, e che rappresentano voi lontani, sparsi nel mondo. Grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E ci sono i portatori della Madonna dei Miracoli, che sono tantissimi. C'è il clero che precede la Madonna dei Miracoli, il clero, e poi numerosa la confraternita della Madonna dei Miracoli, ed è il rettore Padre Taffaro. Ecco, un saluto bel saluto a tutti i nostri cari fratelli di Mussomeli sparsi per il mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Una marea di gente al seguito della Madonna dei Miracoli, la patrona di Mussomeli, tanta fede, tanta devozione, tante preghiere, ma anche tanta commozione. E come potete notare e ascoltare, ecco, la ninaretta accompagna la Madonna dei Miracoli. E al seguito c'è l'albero del comune di Mussomeli, il sindaco del comune di Mussomeli, tanti portatori, ecco,
e ci sono le forze dell'ordine in alto uniforme e ci sono i sindaci di Acquaviva Platani e di Acquaviva, ci sono, ecco, vedo anche il sindaco di Sutera e Campofranco, tanti sindaci al seguito della Madonna dei Miracoli, c'è la Fraternità di Misericordia, i Vigili del Fuoco, tanta gente in quest'8 settembre, ecco, in via Palermo, e noi ci diamo veramente l'appuntamento dalla Piazza Roma. E allora c'è qualcuno che ci scrive, vediamo chi è. Alberto Barcellona e Carbello Barba, numeri uno, senza dimenticare la signorina al tuo fianco, cioè io due signorine al mio, senza dimenticare le signorine al mio fianco. Grazie, noi ringraziamo il nostro gentilissimo amico, vi assicuro che non l'ho pagato, ci ha pensato Giuseppe Ferrara a pagarlo, sto scherzando. Poi ce ne sono altri, andiamo un attimo indietro, vediamo chi è che ci scrive. Allora, chi ci scrive? Stanno scrivendo? No, questo l'avevamo già letto, un attimo di pazienza. Ok. Ah, dico, splendide le luminarie che ci scrivono, che arricchiscono il paese. Complimenti a Padre Taffaro che ci ha appena inviato in diretta web a noi l'onda di Mussomeli, più calorosi abbracci. Poi cos'altro? La bambina. Ah, vuoi sapere la vera storia della bambina che nella sua culla continua a sfilare per prima per le vie del paese. Riuscite a raccontarci qualcosa di bello? Grazie, qualcosa di bello. Ok, sì, sì, possiamo. Qua c'è la nostra esperta di etnoantropologia, sempre a considerare queste tradizioni, queste storie di pietas, arrivano ancora messaggi, abbiamo altri messaggi. Ok, sulla bambinella, quando vuoi, nel frattempo io controllo WhatsApp e vi ricordo che potete scriverci su Facebook, castellincantato.it, scrivete su Facebook, castellincantato.it, cliccate mi piace, non vi costa nulla e lasciate i vostri messaggi lì. Un primo piano della Madonna, grazie da Reggio, sì, la faremo quando prima. Reggio, poi vorrei sapere se è Reggio Emilia o Reggio Calabria. Allora, c'era il nostro visit, cioè il nostro affezionato amico di Castello Incantato voleva sapere qualche notizia sulla bambina. La presenza della bambina si giustifica con il fatto che oggi 8 settembre, come dicevi tu, si festeggia il Dies Natalis della Vergine. Pertanto, prima che esca la nostra Signora e Patrona Maria Santissima dei Miracoli, si fa sfilare in processione la Madonna e bambina in ricordo di questo. Scusa, Dies Natalis, bellissimo il latino. Allora, io tradurro, traduciamo con la traduttrice, Dies Natalis. Il giorno di nascita, okay. L'ho studiato in latino, Alberto fa degli scherzi. Ecco, per ritornare a noi, la statua della Madonna Bambina, che peccato non essere in diretta e vedere le immagini, però si tratta di una statua che è pensato un po' il volto ingerato, è tra l'altro un capolavoro dei maestri gerai di Palermo e risale all'incirca al 1800. Un'altra curiosità che posso dire al nostro caro amico, di dov'è? Di Reggio, è che questa statua della bambina viene portata ad oggi da bambini, o comunque bambini non sono più, comunque dei maschi che non devono avere un'età superiore ai 14 anni, mentre qualcuno se lo ricorderà prima, veniva portata in processione dai bambini, potevano essere sia maschietti che femminucce vestite da angioletti. Penso un po', anche io mi sono vestita da angioletto. Quindi le premesse erano buone, poi però qualcosa non ha funzionato, ci dobbiamo interrogare su cose.
scusate, scherzi a parte, volevo precisare che fra l'altro è stato documentato che la statua della Madonna Bambina veniva portata in processione anche dai bambini dell'orfanotrofio, in particolar modo dall'Istituto Sorge Malaspina. Adesso questa tradizione non c'è più e è fatta avanti un'altra tradizione, cioè che questa statua viene portata da giovani maschi di età inferiore ai 14 anni, le donne, le bambine non sono più presenti, mentre invece da prima erano più numerose le bambine. Perfetto. Melania, e allora, stavamo dicendo sul castello cosa state facendo, cosa avete in programma, cosa farete? Allora sì, sul castello abbiamo intenzione di rivalutarlo attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie tipo una guida online, quindi un percorso guidato del castello, e poi comunque cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di turisti e farci conoscere più anche all'estero, perché come ho detto prima il castello è uno dei più belli di Europa, non d'Italia, non solo d'Italia, e quindi cercheremo appunto di fare delle nuove, utilizzare anche nuove tecnologie e prevalorizzarlo al meglio. Perfetto, e allora Carmelina? No, volevo chiedere a Melania, tra l'altro mi fa anche un po' specie visto che siamo anche amiche, l'associazione Cuore di Sicilia si impegna in questo settore e qualche tempo fa, per chi non lo sapesse, l'associazione ha veramente dato vita a un evento di grande rilievo per noi, la Notte al Museo. Melania? Sì, Carmelina, hai ragione, infatti è stato mi pare il 6 luglio e abbiamo fatto una serata veramente particolare perché il museo è stato riaperto di notte, quindi con un grande afflusso di gente. Ricordo che già nel 2007 Alberto era stato promotore di questa iniziativa, aveva appunto fatto aprire il museo di sera. Io in prima persona sono stata guida per una notte, nonostante diciamo le mie poche conoscenze, però grazie all'archeologo Calà abbiamo fatto una full immersion sui reperti archeologici, quindi siamo stati in grado, io e Laura Genco, di poter spiegare alle persone di Mussomelis, anche ai bambini perché erano incuriositi, i reperti appunto presenti nel nostro museo. Soprattutto dobbiamo ricordare che Mussomelis e i centri vicini, quindi Polizia, Giraffe, sono centri importanti perché sono stati rinvenuti molti reperti della Titania appunto. Bene, è archeologo Gianluca Calà, che poi avremo più tardi tra gli ospiti. Posso anche dire una cosa, perché si dice spesso che Castello Ingandato poi non sono su questo splendido gruppo, ora ricorreremo. Castello Ingandato ogni anno investe sempre in cultura e questo spero che anche tu ne darai atto. E quest'anno tra gli eventi che ha scelto di seguire, di sostenere, c'è stato appunto quella della notte. Nota al museo, dove c'è stato questo connubio, questo mix per attirare i giovani, no? E c'è stata una bellissima risposta. Poi abbiamo molto altro, Carmelina Mussomelis, no? Assolutamente sì, io ho fatto questa domanda a Melania perché era giusto sottolineare come non è vero che i giovani non fanno sempre nulla, anzi posso garantire io che quella sera veramente i membri dell'associazione si sono spesi per la realizzazione dell'evento, sia da un punto di vista strettamente... Scusate, c'è un ritorno. No, volevo dire che si sono spesi veramente... in maniera considerevole per la riuscita dell'evento, tutti hanno collaborato e devo dire che l'iniziativa ha avuto un grande successo, spero insomma si possa ripetere un'iniziativa simile. Perfetto, poi c'era Maria Mangiapane che dice sono anni che non la vedo, quando mi dispiace, dispiace anche a noi, speriamo che verrai al più presto. E ancora Luisa Sorce, io ho due bambini e quindi auguri, Natività, si parla di Natività, di cui uno appena nato, bellissimo, possa la mano dei miracoli proteggerli e custodirli sempre, un saluto a Roma, un saluto a te Luisa Sorce. Poi c'è Carlo Genco che ci ha postato una bellissima immagine della Madonna dei miracoli, grazie a voi, tanti auguri a tutti gli amici e parenti, grazie anche a te Carlo, io mi permetto di dare del tuo a tutti.
è una forma, allora, poi è una forma anche un po' più, e più agevole. Vengo in soccorso del direttore, sì. Barcellona, non è che siamo un po' dei pazzi, però effettivamente siamo davvero in diretta e quindi apriamo la pagina di Facebook, poi diamo occhio a WhatsApp, poi facciamo il commento, cerchiamo un po' di fare tutto, ci scuserete qualche momento di incertezza. Direttore, allora facciamo il punto della situazione, WhatsApp, contattateci al 348-6707-974, lo stesso numero di telefono per gli sms, ci potete contattare anche su Facebook, mi impappino sempre su Facebook, castelloincantato.it. Allora, la chiesa, che pregherei di girare un attimo la webcam. Verso la chiesa, ok. La chiesa che vedete così è una chiesa, scusate, del settecentesca, barocca, con le colonne torte, eccetera. Il miracolo risale, non sappiamo esattamente quando, nel 1596, un tal Ruggero Messina disse che 60 anni prima ovviamente c'era stato il miracolo, quindi sarà stato 1530, 1540, Carmelina, più o meno siamo là. Sì, c'è uno scarto di 10 anni, 1530-1540. Le date sono diverse perché c'è, comunque poco importa, tra 1530 e 1540 successe questo, poi potrebbe essere 1536-1540. La prima chiesetta non era certamente questa, no. Tutti mi dicono no all'unisono. E allora com'era la prima chiesa carmelina? Allora, la prima chiesetta, che è stata eretta subito dopo il riconoscimento del miracolo, era indubbiamente una chiesetta molto più piccola, molto più modesta. A questo proposito bisogna sottolineare che il culto della Madonna dei Miracoli alle sue origini si configura come culto popolare. E quindi il popolo donava alla Madonna tutto ciò che poteva. Con questi proventi si è realizzata questa prima chiesetta di piccole dimensioni, tant'è che alcuni documenti attestano che non era idonea all'entità del culto. In effetti siamo negli anni in cui dominano Mussomeli in campo. I campo di origine spagnola avevano portato a Mussomeli come patrono quello che veniva chiamato il forestiero San Ludovico da Tolosa. Ecco, quindi tra l'altro questa piccola chiesa è stata eretta per conservarvi la pietra del miracolo con l'effigie della Madonna e del bambino. La invece chiesa che noi vediamo oggi è molto di un'epoca posteriore, infatti vediamo che i lavori sono iniziati intorno al 1724 grazie al domenicano mussomelese Francesco Langela, che ha donato tutti i suoi averi proprio per tale scopo. Ecco, abbiamo ripreso la linea dalla postazione mobile di Piazza Roma e in questo momento, ecco, davanti a noi c'è il labero della congregazione di San Pasquale e come potete vedere e rivedere, perché si fosse messo soltanto, e voi, ecco, ovunque vi troviate, ecco, con il pensiero seguite questa verso la propria Mussomeli, il paese di origine oggi. E voi, ecco, ovunque vi troviate, ecco, con il pensiero seguite questa verso la propria Mussomeli, il paese di origine oggi, che festeggia la patrona, la Madonna dei Miracoli. E davanti alla nostra postazione c'è la bambina, ecco, portata verso la propria Mussomeli, il paese di origine oggi,
che festeggia la patrona, la Madonna dei Miracoli. E davanti alla nostra postazione c'è la bambina, ecco, portata dai bambini e curata dall'architetto Spera, che amorevolmente ha predisposto quest'oggi pomeriggio appunto la bambina, come del resto ogni anno. E intanto la banda del maestro Peppe Noto sta eseguendo e con un brano, ecco, in questa piazza Roma, e a momenti lo sentirete. E davanti a noi, ecco, il palio della confraternita della Madonna dei Miracoli con la sua numerosa, ecco, formazione di confrati, tanti, ma veramente tanti. E proprio l'altra sera 13 nuovi confrati si sono iscritti alla confraternita e hanno ingrossato le fila della confraternita, dell'antica confraternita della Madonna dei Miracoli. Una confraternita che profuma di gioventù, tanti giovani si sono iscritti e che potete vedere, ecco, sotto il vostro sguardo. E intanto la banda musicale accompagna la bambina nel giorno della sua festa liturgica. Piazza Roma, a Mussomeli, il cuore del paese. Un tempo la piazza era gremitissima e da qui partivano le istanze dei mussomolesi verso le istituzioni. Oggi, ecco, è attraversata in questo momento dalla confraternita nel suo alto fulgore. E in questo momento spunta il fercolo della Madonna dei Miracoli. Ecco il canto del clero. Verso la libertà. Viva Maria! E come potete... Verso la libertà. Viva Maria! E come potete notare, c'è il grido di Viva Maria qui in questa piazza Roma. Questa piazza Roma. Il grido di Viva Maria e il clero che accompagna la processione. Il clero numeroso. E come potete vedere, c'è il padre predicatore, padre Paolo Gerosa. Ma il saluto vero ci sarà alla fine, quindi... Grazie, prego, padre Paolo. Grazie, grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Una marea di gente ai piedi della Madonna, in processione, in questa piazza Roma, Mussomeli, palpita per la Madonna dei Miracoli e i portatori fanno a gara per portare la Madonna dei Miracoli, la portano a spalle per tutte le vie del paese. Quando sono le 21:30 in questo momento, Piazza Roma è gremita di persone, tanta fede in giro. E come potete vedere, gentili visitatori di Castello Incantato, è fulgida la Madonna, è preziosa, la commozione è d'obbligo. Tante cose la Madonna ci dice e lo dice a tutti, ai mussomolesi sparsi nel mondo, ai mussomolesi residenti e a tutti i suoi devoti. Noi con questa postazione della Piazza Roma, con la postazione dell'incrocio di Via Palermo, abbiamo fatto questo servizio proprio per voi, gentili visitatori di Castello Incantato, ovunque voi siate. E voi vedete ora, ecco, come i portatori stanno portando il labbro della Madonna
dei miracoli, fanno a gara a portare la Madonna, e la Madonna, finché ci sarà vita, non ne resterà mai sola. E vedete le forze dell'ordine in alto uniforme, anche i vigili urbani, i sindaci del comune di Acquaviva, Villalba, Campofranco, Mussomeli, le autorità, tutti al seguito della padrona di Mussomeli, le autorità, assessori, consiglieri comunali, la misericordia, i vigili del fuoco e la banda musicale accompagna per le vie del paese, mentre in questo momento sta attraversando la piazza Roma. Tanta gente al seguito, e diciamo che questa postazione è curata da Giuseppe Ferraro, da Carmelo Barba, e c'è anche Enzo Barba con le sue foto, ma c'è anche Salvatore Favata con le sue foto, ma c'è anche l'intero staff formato da Alberto Barcellona, Cristian Carduccio, Alberto Arcoleo e Carmelina Arcoleo. Mentre, gentili visitatori di Castello Incantato, vedete, ascoltate la ninaretta della Filarmonica di Mussomeli. E al suono della Filarmonica di Mussomeli noi ci concediamo da voi e diamo l'appuntamento davanti al santuario per vedere, per accompagnare la Madonna dei Miracoli al suo rientro nel santuario. Grande festa, giorno indimenticabile per tanti che non rinunciano a questo appuntamento dell'8 settembre. Diretta potete seguire la festa della Madonna dei Miracoli. E allora, nella prima parte, noi ci scusiamo ancora una volta, ci sono stati dei problemi durante l'uscita della Madonna dei Miracoli, però l'abbiamo spiato, ci sono stati dei problemi di sicurezza e ci sono stati anche altri problemi di carattere tecnico. Rullo di tamburi, poi c'è Pietro e Tim Marcanello che ci scrivono, stiamo seguendo la diretta dall'Inghilterra ringraziando tutto lo staff di Castello Incantato, da Pietro Marcanello e famiglia. Grazie a tutto lo staff, anche se ci troviamo ancora in Mussolini, abbiamo le emozioni di ufficio di e stiamo pensando come se fossimo in paese. Buona Pasqua a tutti da Pietro Marcanello e famiglia, ciao da Bedford. Telefonare ancora, dice il telefono, si trova spesso il numero di attesa per l'altro. Ok, questo è il numero. Nicolò.
Allora, noi dovevamo richiamare qualcuno, prego la regia di richiamarlo, qualcuno, qualche visitatore che ci aveva. Non ricordo se avevamo salutato, comunque io la risaluto, Rita Messina, saluto da Bologna, da Rita Messina e Gianni Morreale, via Maria. Un saluto a voi. E poi su WhatsApp cosa succede? Ok, stiamo richiamando. Posso ricordarvi come fare a contattarci? WhatsApp, il numero è 348 67 07974, oppure ci potete anche inviare un sms al numero 348 67 07974. Castelloincantato.it, su Facebook, la nostra pagina ufficiale, c'è anche scritto i vostri commenti qui. Qualche emozione per la festa della Madonna, anche da qui da Torino, grazie in cuore, fa un piacere con l'urgenza, noi salutiamo. Francesco, Alessi ci diceva che era tutto bloccato, sì. Era tutto bloccato però ora abbiamo ripristinato tutto. E poi arri anche tramite Facebook un messaggio da qualsiasi parte del mondo. Da qualsiasi parte del mondo o paese, gridiamo tutti insieme a gran voce, via Maria, bello vivere tutto questo da Torino, grazie famiglia Genco Vincenzo, e noi salutiamo tutti gli amici, la famiglia Genco. Che si trovano in Piemonte. Abbiamo un altro ospite, posso farlo accomodare? Grazie. E allora, abbiamo detto che la storia della Madonna dei Miracoli è una storia antica, è una storia di devozione anche con delle prove, ora non vogliamo fare i salire in cattedra eccetera. Però risale alla prima metà del 1500, del XVI secolo, quando ancora, pensate un po', c'erano molte di queste degli attuali paesi che costellano il Vallone, non esistevano. In ogni guida, e io posso dirvi che si trova il territorio del paese fatto da pescare, è ricco di testimonianze, di prove, di testimonianze che gli insediamenti risalivano a tempo immemore, a tempo antichissimo. Io ora qua sono con un archeologo perché per Mussomeli questo non è così un luogo comune, non, si è trovato soprattutto materiale molto interessante, alcune volte unico. Buonasera Gianluca Lagalà, archeologo. Buonasera Alberto, grazie per l'invito, buona festa della Madonna. Allora, buona festa a tutti. Senti, noi abbiamo parlato un po' del castello, della festa ovviamente, però il territorio di Mussomeli, una festa che è antica, il territorio di Mussomeli è stato abitato da tempi antichissimi. Da quando? Più o meno in che età risaliamo? Hai ragione Alberto, perché le prime testimonianze certe di frequentazioni nel nostro territorio risalgono addirittura al Neolitico, circa 6.000 anni fa. Le testimonianze si possono ammirare anche nel nostro museo archeologico, non so se ne hai parlato. L'ho accennato, ma in pratica nel territorio intorno a Mussomeli vi è una continuità di vita che va appunto dal Neolitico fino all'età moderna, con picchi di splendore come nel caso dell'età medievale per quanto riguarda il castello. Sicuramente avrei detto anche che fra di essi, fra tutti i siti archeologici, spicca Polizzello. Cosa c'è da vedere dal punto di vista per gli amanti dell'archeologia a Mussomeli?
è un territorio straordinariamente ricco. Ho detto che spicca Polizzello perché è il più importante e il più indagato mediante scavi archeologici, ma possiamo senza dubbio e senza timore di essere smentiti che dire che all'interno dei confini amministrativi del comune esistono ben un centinaio di siti archeologici. Molti non sono addirittura ancora censiti, ma si cerca di concludere questo lavoro immane. In ogni caso Polizzello spicca fra tutti perché è stato un sito che ha dato alla luce importantissime scoperte, tra le quali l'armatura, l'elmo e le deposizioni all'interno del sacello B. Il sacello altro non è che un tempietto a pianta circolare, e c'è stata l'occasione tra il 2000 e il 2006 di portare alla luce totalmente questa meravigliosa acropoli di Polizzello. Pensate che l'elmo è il secondo al mondo, è difficilissimo trovare materiali cretesi fuori da Creta, e qua a Mussomeli abbiamo l'onore di poterlo aver trovato. Diciamo anche che ti sei occupato di riordinare, di ricerche a proposito del castello di Mussomeli, possiamo accennare qualcosa? Nell'ambito di una monografia che spero di poter pubblicare presto perché è abbastanza corposa e mediante l'uso dei sopralluoghi e delle ricognizioni. Adesso abbiamo anche la possibilità di usare molta tecnologia informatica anche al servizio dell'archeologia. Abbiamo recuperato diverse testimonianze all'interno del castello di un periodo che è particolarmente oscuro, cioè quello dell'alto medioevo siciliano, tra l'VIII e il IX secolo d.C., il momento in cui vennero a contatto i bizantini con gli islamici, e ci sono novità sul castello. Tutto, in ogni caso, Alberto, non so se l'hai detto, si può ammirare all'interno del museo. No, io non l'ho detto, volevo che lo dicessi tu, quindi venite a visitare il museo archeologico, si trova a Palazzo Sgadari, una meravigliosa cornice. È un palazzo settecentesco, peraltro c'è anche la sede di Castello Incantato, però ovviamente nulla a che vedere, voi dovete venire per vedere il museo, non la sede. Ci sono tante belle cose. Senti, il paese di Mussomeli, secondo te qual è l'attuale centro abitato, perché noi sappiamo che in tempi antichi si sceglievano altre zone, eccetera. Secondo te qual è la zona più antica di Mussomeli come abitato? Se parliamo di età moderna, quindi in ogni caso di età a ridosso della costruzione del castello, si dice infatti che la Terra Vecchia sia il nucleo fondamentale è più antico di Mussomeli, per capirci quella sorta di rettangolo che va dalla via Barcellona, taglia per via Napoleone Colaianni, risale per via Scalea e richiude in piazza. Quella lì è la Terra Vecchia ed è altro non è che un quartiere, una contrada, scusate, che faceva parte delle tante contrade che erano presenti alla Matrice. Sì, anche perché prova ne è che per esempio il palazzo dei Ventimiglia era dove ora si trova l'attuale torre civica, e più vicine erano le abitazioni a quella del palazzo signorile, maggiore era il prestigio sociale della famiglia, questa è una curiosità. Mentre tra tutte le zone del territorio del comune di Mussomeli, lasciando perdere le età moderne, tu parlavi di 6.000 anni addietro, quali sono le zone dove ci sono stati i primi insediamenti umani? Allora, nelle colline intorno a Mussomeli abbiamo avuto un vero e proprio boom demografico, soprattutto a partire dall'Eneolitico, quello che noi chiamiamo età del rame, ed è quell'età successiva a quella di cui parlavo poco fa, il Neolitico. In particolare siti di questo tipo si possono trovare tutto intorno nelle nostre alture, come per esempio Pizzo Formaggio, ma anche in basso, per esempio a Caldea. Spieghiamo dov'è Pizzo Formaggio. Per esempio Pizzo Formaggio è un toponimo che indica una sottocontrada. In realtà la contrada è Quarto di Rose, che sicuramente gli abitanti di Mussomeli conoscono. Ma non solo, perché a partire poi dall'età successiva, quella del bronzo, tutto intorno a Mussomeli, in tutte le colline intorno a Mussomeli è possibile individuare testimonianze della cultura materiale di questo periodo, in particolare del bronzo antico. Poi abbiamo un vuoto nell'età del bronzo medio e con l'esplosione poi dell'età del ferro e il sito di Polizzello a partire appunto dal X secolo a.C. fino alla metà del VI secolo a.C. diciamo che nei nostri luoghi, nel nostro territorio, venivano a pregare tutti
tutti i sicani, perché già da 20 anni che si parla di santuario pansicano per Polizzello. Era un vero e proprio centro egemone, un centro che fra tutti gli altri centri omoetnici primeggiava, perché era molto grande, era ricco, pastori, agricoltori, bronzieri. Le analisi che abbiamo effettuato anche delle ossa ci hanno dimostrato questo. E allora l'appello finale è: venite, perché c'è tanto da vedere. Da 6.000 anni qua ci sono persone che hanno fatto anche arte, che hanno lasciato testimonianze, eccetera eccetera. Quindi l'appello è quello di Gianluca Calà di venire senza dubbio a Mussomeli, ma a partire dall'archeologia, ma per andare a finire al buon formaggio, a tutti i nostri prodotti locali, all'architettura, al centro storico, al nostro meraviglioso castello, le feste, la settimana medievale. Soprattutto venite a Mussomeli, vi faremo vedere che siamo in grado di ospitarvi. Esatto, noi ringraziamo l'archeologo Gianluca Calà, prezioso collaboratore. Avremo modo poi di approfondire. Grazie, buona festa anche a te. Hai qualche parente che vuoi salutare? Il mio papone, ciao papà. Ok, ringraziamo ancora il dottore Calà. Ciao Gianluca. Ciao, grazie. E allora, diciamo che a Buffalo c'è una grande comunità, Melania. A Buffalo Walking, ok. Qualche parola? Sì, ricordo anche l'anno scorso, come diceva Carmelina, delle chiamate da walking di molte persone. Ricordo, voglio salutare, che non è un parente, ma una persona molto carina che l'anno scorso ci ha chiamato, che è il signor Fisci, di cui non ricordo il nome o il cognome, che abbiamo visto l'anno scorso... scusate, il nome, che purtroppo quest'anno non abbiamo visto, non so se è venuto a Mussomeli oppure no, quindi lo voglio salutare, che appunto è uno dei tanti che è immigrati, che poi viene spesso a Mussomeli durante il periodo estivo. Perfetto, intanto la gente si sta stepando intorno alla Madonna dei Miracoli per assistere appunto al rientro della Bedica Madre del Santuario. Su Buffalo Walking qualcosa vuoi dirmelo? Sì, assolutamente sì, come hai detto tu, a Buffalo negli Stati Uniti d'America c'è una comunità di stati oriundi come lei, sono figli e nipoti di coloro che hanno abbandonato la Sicilia all'inizio del Novecento in cerca di fortuna nella terra del loro. Riacce. Da che punto ci siamo interrotti? Riparliamo su Buffalo. Dicevamo che c'è una nutrita comunità di oriundi mussomelesi, sono figli e nipoti di coloro che hanno abbandonato la Sicilia agli inizi del Novecento in cerca di fortuna. Queste persone hanno portato nel loro cuore il culto della Madonna dei Miracoli e l'hanno perpetrato anche nella terra di arrivo, tant'è che è stata realizzata una copia del simulacro del Biancardi, che è custodita in una chiesa attualmente ancora presente a Buffalo di Sant'Antonio. Il culto si ripete ogni anno, tra l'altro se ne sono interessati parecchi preti di origine mussomelese nati negli Stati Uniti d'America. L'anno scorso, fra l'altro, abbiamo avuto anche l'onore di avere con noi Brandon Young, che speriamo insomma di poter intervistare a breve, che è appunto di Buffalo ed ogni anno si reca qui a Mussomeli per assistere alla celebrazione della Madonna dei Miracoli. Dobbiamo dire che in effetti delle nutrite comunità di mussomelesi hanno dato vita a numerose iniziative anche in altre parti, ad Albenga in Liguria e anche in Inghilterra, in particolar modo a Woking, a Walton, ad Enfield, tant'è che appunto un'altra iniziativa di cui forse parleremo anche dopo, vista la necessità di sintesi, hanno accolto con gioia la Madonna pellegrina e missionaria del nostro santuario. La nostra etnoantropologa è sempre molto molto attenta. Sì, abbiamo detto Buffalo, Walking, Enfield, esatto, però poi Liguria,
Francia, Germania. Dov'è la Germania quest'anno? Non lo so. Dov'è la Germania? Non lo so. Quest'anno gli amici della Germania non lo so perché non... Fateci sentire, soprattutto chiamate per favore al numero 328-5516500, ripeto 328-5516500. Questa è la festa della Madonna e i miracoli. Auguri di nuovo a tutti amici, buona festa a tutti voi che ci state seguendo. Ok, qui abbiamo una nostra amica che vuole inviare un saluto, non so, in italiano, in inglese, in doppia lingua, fai tu. Vorrei salutare tutti i miei parenti e amici che ci stanno seguendo da Londra. Ok, Londra, Londra. Surrey area. Very British. British, yes. Ok, ringraziamo Laura Genco che ha salutato la comunità inglese. Poi c'è gente anche di Mussomeli in Venezuela, ovunque. Io ora facciamo pure un saluto in spagnolo. Io lo ripeto sempre, questo lo ripeto sempre. Mussomeli è una piccola parte del mondo, però in ogni parte del mondo c'è un piccolo pezzo di Mussomeli. Davvero, ovunque. Io ho trovato persone, ho trovato mussomelesi a Praga, in Grecia, nei posti anche più sperduti. Si trova sempre un mussomelese, o un amico di un mussomelese, o qualcuno che era di origine mussomelese. Ovunque, andremo su Marte, si troveremo qualcuno di mussomeli. Melania. Sì, Alberto, hai ragione, tant'è che io una volta andai in vacanza un po' di tempo fa ho coniato un proverbio: paese che vai, mussomelese che trovi, perché ovunque, c'è anche fuori, all'estero, all'aeroporto, incontri sempre persone di mussomeli. È vero che durante gli anni 60 e 70 molte persone, soprattutto siciliane, sono trasferite al nord per cercare lavoro e anche in Germania per lavorare nelle fabbriche. Questo è stato veramente duro per le persone di Mussomeli, ma anche della Sicilia e del sud Italia, perché hanno dovuto ambientarsi con la lingua, con tutto, quindi è stato veramente difficile per loro. Se vuoi facciamo anche un saluto, non lo so, in spagnolo per chi magari vive nel Sud America o anche in Spagna. Allora, saluto a todos los musomeleses que viven en España o en América del Sur. Besitos. Io voglio ringraziare la famiglia Scaletta. Prego, prego la regia di inquadrare la famiglia Scaletta, il balcone della famiglia Scaletta, perché sono stati gentilissimi. Un saluto particolare va all'amico Ezio. Ci hanno fornito assistenza, sono stati veramente esemplari e signorili come sempre. Un saluto alla famiglia Scaletta, grazie. Stiamo riprendendo. Abbiamo ripreso, perfetto. Salutiamo Laura, grazie Laura. A proposito di saluti e ringraziamenti, volevo fare personalmente un ringraziamento alla dottoressa Vivia Di Pasquale, la quale mi ha gentilmente dato in missione una sua tesi di laurea che aveva appunto come argomento il culto della Madonna dei Miracoli a Mussomeli. La volevo ringraziare perché innanzitutto è una ragazza che si è occupata di una tematica mussomelese, di una tematica che da tempo non veniva più toccata e che mi ha permesso di ottenere un gran numero di informazioni. Grazie Vivia, ti mando un grandissimo saluto. Noi dobbiamo ringraziare ancora una volta la Banca San Giuseppe, che è stata decisiva, ha collaborato per la buona riuscita di tutte queste dirette che non finiscono qui, continueremo, poi voi potete consultare il calendario delle dirette su castellincantato.it. Poi c'è Salvo che dice: spero di vedere l'entrata della Madonna. Un saluto a Palermo, e noi salutiamo gli amici di Palermo.
Genuardi, peccato che si sia bloccato, l'abbiamo spiegato prima. Però siete veramente, ma veramente tanti, noi vi salutiamo. www.castellincantato.it, buona festa dei miracoli. Intanto il nostro signor Barba è sempre in agguato alla ricerca di notizie, di sguardi, di attimi. Non lascia nulla di intentata e non lascia nulla di non raccontato o testimoniato. Ringraziamo il signor Barba, che in gergo giornalistico potremmo definire un vero e proprio mastino, non molla mai la notizia, è sempre alla ricerca di informazioni, di un saluto, di una ripresa. Un ringraziamento particolare al direttore Alberto Barcellone, che mi ha permesso di essere qui questa sera. A chi vi sta parlando in questo momento è Carmelina Arcoreo, alla regia abbiamo Cristian Carluccio, alle postazioni sia fissa che mobile Alberto Arcoreo, Giuseppe Ferraro, la nostra traduttrice Melania Messina. Vi ricordo Alberto, un saluto anche al nostro collaboratore e collega Jim Tatano, che ci sta seguendo da Villalba. Alberto, nuovi messaggi? In questo momento non ci sono nuovi messaggi, perché molto spesso gli amici, io li capisco, scrivono negli altri account. Io vi chiedo una cortesia, scrivete, cercate su Facebook castellincantato.it, pagina ufficiale, cliccate mi piace e là c'è un apposito link, i vostri messaggi qui, buona festa dei miracoli a tutti voi, potete scriverli. Così ci è semplificato un po' il lavoro. Capisco che Mari avrete dei motivi per avercela con noi, perché Mari c'è stato qualche piccolo problema tecnico che è dipeso da motivi di sicurezza, motivi di sovraccarica eccetera, però stiamo facendo di tutto per rimediare. Sebastiano Giardino, tanti auguri a tutti amici e parenti da Pomezia Roma, e noi lo salutiamo. C'è qualche altro messaggio? Stiamo un attimo solo, ragazzi. E allora? Possiamo dire che la cripta, dopo la soppressione dell'ordine 1866, l'aveva ricordato prima Carmelina Arcolea, poi successivamente fu chiusa. Monsignor Spinnato, a lui dobbiamo dare l'onore, il merito di aver riaperto la cripta tra il 50 e il 60, di aver tirato fuori il materiale di risulta, e tra il materiale di risulta ha trovato appunto i resti dell'antica chiesa, che era di pietra, proprio perché si trattava di una chiesa povera. Chiedo alla regia se possiamo mandare il saluto del rettore, di padre Ignazio. Possiamo? Tra qualche minuto, dicevo, ha avuto questo grande merito. Ok, in questo momento noi mandiamo il saluto del rettore di Padre Ignazio, che è impegnato nella processione, però teneva oltre ogni misura a salutare tutti voi che ci state seguendo. Prego la regia di mandare in onda il messaggio. Ci è stata fatta la diretta, spero che tutti i musulmani abbiate potuto godere, ecco, e gioire della festa della Madonna dei Miracoli. Vi giunga un saluto caloroso da parte mia, il rettore del santuario, ma anche da tutto il comitato feste presieduto dal presidente Gero Di Liberto. Un caloroso augurio di una buona festa di questa Mamma Celeste, la nostra Signora e Patrona. Vi protegga, vi benedica lì dove siete, in Inghilterra, negli Stati Uniti, a Torino, a Milano. Oggi so che tanti festeggiate, unitevi con noi spiritualmente, noi con voi e voi con noi. Auguri a tutte le comunità musulmanesi nel mondo. www.castellincantato.it, abbiamo appena sentito il messaggio di padre Ignazio. Poi c'era Maria che Maria ci diceva saluti da parte mia, via Maria, non so se si chiama Maria. Poi arrivano anche nuovi messaggi da WhatsApp, un attimo li leggiamo, ci vuole un attimo di pazienza. Io ho capito il tuo fratello.
Ok, stiamo... ok. Siete fantastici, grazie Maria da Reggio Calabria. Noi salutiamo pure la bellissima Calabria, una regione molto molto bella. Un saluto anche a voi da Reggio Calabria. E allora potete sempre continuare a scriverci, parliamoci su www.castellincantato.it, sulla nostra pagina ufficiale. Oppure potete anche chiamare il 328-551-6500. Nel frattempo noi chiamiamo, c'era una persona che ci aveva chiamato più volte, così facciamo anche contenta Carmelina. Prego la regia di confermarla. C'è il... sentiamo appunto il suono delle campane. Sì, Alberto, il suono delle campane che prende l'arrivo della Madonna dei Miracoli. Allora, abbiamo chiarito l'arcano, il mistero, perché non arrivano le chiamate, non c'è linea. La Madonna dei Miracoli è un punto bellissimo, però dal punto di vista dei segnali, diciamo, è un po' critico. Possiamo dialogare via web. Sì. Guardo la critica che hai detto prima, che grazie a Padre Ignazio, mi pare dall'anno scorso, a parte che è sempre aperto, è poi possibile vedere il Santissimo Sacramento esposto sempre, grazie a Padre Ignazio. Volevo ricordare questo. Perfetto, Padre Ignazio che ieri era assai contento per la presenza massiccia di giovani e di persone in generale, ovviamente, al mattutino, tant'è che abbiamo potuto notare che il chiostro della gente dove sono state sistemate diverse chiese era pienissimo. E poi cos'altro, è arrivato mi pare anche qualche altro messaggio, però qua controllare tutti account. Ok, allora c'è Gianfranco Mistretta che dice la Madonna dei Miracoli è sempre più bella, ma dalle immagini che arrivano in processione c'è poca compostezza, l'unità con molti tratti con la fila spezzata, peccato, anni fa c'era più rispetto, più raccoglimento, comunque grazie. Ok, c'è anche la pecora, prego di inquadrare la regia, prego di inquadrare, c'è la pecorella, ecco, si faccio. Che è stata lavata e pulita dalla congregazione di San Pasquale di Beirone, sono gli uomini che hanno la pettorina di questo colore verde. Era la prima ad uscire dal santuario, adesso è la prima. Segue poi la confraternita. Abbiamo detto che è una confraternita di coloro che sono legati all'edilizia a vario titolo. C'è anche qualche ingegnere, c'è anche la bambinetta, simbolo della natività della Madonna, Maria Nascente. Ecco, sì, come abbiamo detto, viene portata dai bambini maschi di età inferiore a 14 anni. Alberto, ma quante bande ci sono qui a Mussomeli? Mi sembra di ricordare che abbiamo la banda del maestro Barzellone e la banda del maestro Noto. Abbiamo due bande, abbiamo una grande tradizione musicale, tra l'altro le bande sono composte da musicisti che anche hanno dato lustro. Nina Reggia, microfono ambientale.
benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
per noi. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Adesso ascoltiamo, ecco, il predicatore che conclude la festa, la prima parte della festa della Madonna dei Miracoli, padre Paolo Gerosa. Ecco, prima di tutto, per incarico di padre Ignazio, dei parroci, io saluto, noi salutiamo tutti i mussomelesi che sono qui in Italia, nel mondo, che sono presenti o che seguono tramite la televisione, tramite internet questo atto di fede popolare. Io domani parto, osserverò molti ricordi di questi giorni. Vedevo, non so, un giorno è passato un nonno con il nipotino, ha salutato, anche i milanesi si commuovono. Poi mi ha colpito l'offerta della fraternita, ognuno offriva il girasole, è simbolo della Madonna, perché il girasole è il fiore che guarda il sole è Gesù Cristo, la Madonna è sempre assorta nel sole divino, nel sole che è Gesù. Io ho ascoltato, in questi giorni abbiamo parlato molto con Padre Ignazio, anche altri, delle omelie che ho fatto, ringrazio di tutte le osservazioni e ringraziamenti, anche le osservazioni. Oggi Padre Ignazio ha fatto l'omelia, umilmente prima mi ha detto, poi dopo tu mi dici cosa pensi. E sinceramente gli ho detto, mi è sembrata perfetta perché è equilibrata, cioè non ha deviato un millimetro verso la sottovalutazione di questo e non ha neanche deviato un millimetro sopra per sopravvalutare. Io francamente sono colpito da questa processione, credo che la devozione popolare sia proprio un tesoro. Venendo in aereo leggevo, il Papa scrive nella Evangelii Gaudium, che citando un documento dei vescovi sudamericani parlano addirittura di spiritualità popolare, di mistica popolare. Credo che sia un tesoro, perché c'è qualcosa di molto profondo, perché prima la statua della Madonna, quando è passata tra una finestra e l'altra, dopo c'è stato l'applauso, questo fa toccare con mano che la Madonna non è un'idea, ma è un essere reale in carne e ossa, risorta, assunta in cielo. E la nostra è la religione dell'incarnazione, la religione della risurrezione, non è una religione spiritualista, cioè idealista, insomma, avete capito. Quindi è un tesoro enorme, io vi auguro di tenerlo, di aumentare, che la partecipazione aumenti ancora. E ultima cosa, evidentemente è un segno, allora ci vuole sempre lo sforzo di passare dal segno alla realtà. Però San Tommaso dice che noi possiamo inchinarci all'immagine dei santi perché tramite loro appunto abbiamo un contatto con Maria Santissima realmente assunta in cielo. Grazie e speriamo di rivederci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E rifugiamoci sempre sotto il manto di Maria. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Nel ringraziare tutti i portatori, il Comitato Feste, la Confraternita Maria Santissima dei Miracoli, la Congregazione di San Vincenzo Ferreri, di San Pasquale,
le autorità civili e militari, il clero, il coro, la Schola Cantorum Maria Santissima dei Miracoli, tutti quanti si sono adoperati. Padre Paolo, che veramente è stato una miniera di spiritualità, do ancora a nome mio e dei parroci l'invito a partecipare alla seconda ottava, che inizieremo già domani alle 8:30 alla Santa Messa qui al santuario, perché la Madonna sta in mezzo al suo popolo, starà messa giù, non in cripta ma qui al santuario, e regolarmente poi durante la giornata ci avvicenderemo per le confessioni. Il secondo predicatore lo conoscete tutti, è padre Antonio Caruso, il nostro padre francescano conventuale, ecco, che verrà a tenerci la sua predicazione in questi giorni. Domani è la giornata degli operatori sanitari, in mattinata la Madonna Pellegrina sarà portata alle 9 dai volontari della Misericordia in ospedale, perché come ci ha ricordato padre Paolo abbiamo due santuari, il santuario della Madonna dei Miracoli e l'ospedale, e quindi lì la Madonna Pellegrina girerà per i vari reparti e visiterà tutti gli ammalati che non possono essere presenti qui alla festa. E poi nel pomeriggio tutti gli operatori sanitari verranno qui in pellegrinaggio, ecco, a venerare la Madonna e a partecipare all'Eucaristia, e così in tutta la settimana le varie categorie che operano qui a Mussomeli e nel territorio. Grazie a tutti e viva Maria ancora.
www.castellingrotto.it. Ormai, come avete potuto seguire, la Madonna dei Miracoli ha finito il suo percorso processionale e sta per rientrare, ed è appena rientrato presso il santuario della Madonna dei Miracoli. Abbiamo anche sentito la classica ninnaretta, tra l'altro intonata dalla banda del maestro Barcellona. Hanno anche suonato l'Ave Maria di Schubert. Dico bene, Carmelina? Sì, assolutamente sì, Alberto. Il rettore Padre Ignazio ha ripreso un concetto che, per la verità, aveva detto il predicatore ed è piaciuto anche a me. www.castellingrotto.it. Dicevamo, Padre Ignazio ha ripreso un bel concetto del padre predicatore, che l'ospedale è il secondo santuario, e noi è stato un bel concetto, proprio perché il padre predicatore ha detto: andate a visitare gli ammalati, laddove c'è sofferenza, lì insomma c'è Cristo, c'è la necessità di misericordia. E noi anche questo servizio, al di là che abbiamo scusato eccetera, abbiamo avuto qualche problema, però lo facciamo proprio per quelle persone che stanno attraversando, sopportando croce a vari titoli, in famiglia, sofferenze,
oltre che ovviamente per tutte le persone che sono lontane da Mussomeli, mussomelesi del mondo che sono più dei mussomelesi a Mussomeli. Sì, Alberto, ha perfettamente ragione, come diceva appunto Padre Ignazio, Cristo, diciamo, e la Madonna si trovano soprattutto nei luoghi di sofferenza tra appunto le persone che stanno male e che non possono vivere in prima persona questa grande festa. E anche grazie a Castello Incantato abbiamo permesso alle persone che sono a casa, lontane o che non possono venire proprio di presenza in chiesa di guardare la processione e anche di vedere entrare e uscire la Madonna. Perfetto, io ho un'impressione, ogni volta che dico qualcosa entrambe, cioè Carmelina e Melania, mi date sempre ragione, però la ragione si dà ai fessi, quindi forse avete, mi consigliate, avete un grande grado di considerazione di me. Beh sì, Alberto, sei il nostro direttore, non vogliamo mancarti di rispetto, ecco. Siamo ancora in diretta e nel frattempo gli amici ci salutano e cos'altro dire, Carmelina? Ci avete seguito numerosissimi, c'è stato qualche piccolo problema, qua vi assicuro che non è facile perché siamo tra la folla, tra problemi di sicurezza, vi assicuro che non è per niente facile, non ho nemmeno la cuffia, quindi non riesco, si sente un grande fastidio, ma va bene così, è una giornata di festa e quindi è giusto che sia così. Allora, arriviamo alle conclusioni di questa prima giornata di festa. A mio avviso molti giovani, tantissimo afflusso, questo posso dire che ci sono stati, non datemi ragione, vi prego, posso anche dire, anche questo, vi prego di contraddirmi questa volta. Dicevo tantissimi giovani, tantissima affluenza, meno mussomelesi nel mondo, meno mussomelesi nel senso meno immigrati questa volta. Carmelina. Beh Alberto, meno emigrati forse perché come dicevi giustamente tu, qua siamo qua giù al santuario. Come dicevi giustamente io, non mi dare ragione. Cosa devo dirti? In effetti abbiamo avuto qualche piccolo problema che non ci ha permesso di metterci in contatto con i tanti emigrati nel mondo telefonicamente. Effettivamente la partecipazione dei giovani, mi dispiace darti ragione, ma è vera, è molto più corposa rispetto agli anni precedenti. Sì, in questo trambusto di voci, di persone, noi di Castello Incantato vi volevamo proporre una testimonianza. E allora, pare che sia una testimonianza la signora, pare che un evento che ha del miracoloso, prego, la signora può anche sedersi, la signora è una caposala. E allora buonasera signora, in diretta www.castellingrato.it, possiamo dire il nome? Nereida Morales. Signora Morales, lei sostiene, ieri abbiamo fatto una chiacchieratina, oggi stamattina abbiamo fatto una chiacchieratina, di avere ricevuto un miracolo dalla Madonna dei Miracoli. Io ritengo che durante il mio percorso della mia malattia la Madonna mi è stata vicino e ci ho tenuto tanta fede e io ritengo che comunque questa guarigione in parte sia stato un miracolo, è stata lei che comunque mi è stata vicina. Allora, possiamo spiegare cosa è successo? Le hanno diagnosticato una malattia, poi cosa è successo? Dove è entrata la Madonna? Allora, mi hanno diagnosticato questa malattia tramite la conoscenza della signora Enza, che comunque è da questo paese, giustamente nel momento della mia disperazione lei è stata presente e lì ho conosciuto la Madonna che non l'avevo mai conosciuto, questa Madonna
cioè, ci sono tante altre Madonna, ma questa Madonna non l'avevo conosciuta, non sapevo che esisteva questa Madonna Maria dei Miracoli. E da lì, da questo momento, è stata, l'ho sempre tenuta vicino a me e dopo l'intervento i referti sono stati tutti negativi. Ha superato la malattia. Però allora diciamo che l'ha aiutato, diciamo, non è stato un miracolo, non è stato un miracolo. Proprio vicina, è stato proprio vicina. Io l'ho tenuta sempre vicina a me e mi ha dato la forza di andare avanti e di superare. Sì, magari pensiamo ai medici, giustamente loro parlano dell'ambito scientifico, cioè ho fatto una terapia che ha fatto comunque i suoi risultati. Comunque. E perciò io considero che la Madonna mi è stata vicina e mi ha stato di grande aiuto, di conforto. Tra l'altro anche lei è un'infermiera, una caposala? Sì, lavoro in Istituto Clinico Sant'Anna a Brescia, nel reparto di urologia e ginecologia. È venuta per ringraziare? E sono venuta per ringraziare la Madonna di quanto mi ha aiutato, da quanto mi è stato vicino, e per ringraziarla, perché secondo me la guarigione è stata proprio la Madonna che mi è stata vicina comunque, e il mio percorso e la mia disperazione. E quindi quest'anno è la prima volta, quando è venuta la guarigione? Beh, la guarigione è venuta, io ho subito una terapia importante, ho fatto una chimioterapia e giustamente dopo questo percorso è al referto, ho fatto un intervento nel quale il referto è il risultato negativo proprio, giustamente, se parliamo dell'ambito scientifico i medici dicono è stata la terapia, per me la fede anche. Quindi è la prima volta che le viene, è arrivata ieri, andrà via domani? Domani parto, sono venuta proprio per ringraziare la Madonna e partecipare alla sua festa. Pensa che ritornerà in futuro? Sì, sicuramente sì. Ho trovato delle persone stupende, la signora Enza che mi ha accolto nella sua casa e il signor Carmelo, perciò sono persone molto accoglienti che ringrazio comunque. Noi ringraziamo lei, c'è qualcuno che vuole salutare? Vorrei salutare i miei bambini, Stefano, Riccardo e a mio marito perché sono stati sempre vicino al mio percorso della malattia. Noi la ringraziamo, auguri anche per la guarigione, auguri per tutto. www.castellincantato.it, avete sentito la testimonianza, ovviamente non era... un miracolo in senso stretto, nel senso che c'era la situazione scientifica, però la signora da fedele e questo non per carità nessuno può limitare la religione, l'aiuto alla mano dei miracoli. Ora per chi crede non c'è nulla di che. Noi salutiamo, possiamo inquadrarli un attimo? Inquadriamo? Perché no? Possiamo inquadrarli? Perché ci sono degli amici. Abbiamo una chiamata dall'Inghilterra. Allo? Ok, rispondete per favore. Ok, dicevamo, salutiamo gli amici che stiamo inquadrando. Abbiamo una chiamata dagli Stati Uniti, sta per iniziare a piovere e quindi è già per la seconda volta, diciamo, la Madonna dei Miracoli ha consentito così per i fedeli, giusto per l'ingresso, e ora sta iniziando a piovere.